Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Niente guerra in tribunale per gli ex Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite e amate del panorama italiano, sono vicini a un accordo pacifico sulla separazione e sulla gestione dei loro due figli. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, entrambi stanno cercando di affrontare questo delicato passaggio con maturità, lavorando per una separazione consensuale. L'intenzione comune è quella di evitare battaglie legali e drammi pubblici, puntando a un'intesa che permetta loro di voltare pagina senza ulteriori complicazioni e tuteli. Innanzitutto, la serenità dei loro figli, Leone e Vittoria. Stando alle informazioni fornite questo pomeriggio da ANSA, Chiara Ferragni sarebbe disposta a tutto pur di concludere la separazione senza conflitti. L'influencer e imprenditrice avrebbe accettato di non richiedere un assegno di mantenimento da parte del rapper, scegliendo così di farsi carico delle spese per i figli. Questi rimarranno con lei nella loro abitazione principale, mentre Fedez potrà vederli nei weekend alterni. Le trattative per la separazione stanno avvenendo con discrezione e i rispettivi avvocati stanno lavorando al deposito dell'atto di separazione presso il Tribunale di Milano. Questa nuova strategia, volta a evitare complicazioni e polemiche pubbliche, riflette il desiderio di Chiara di ridurre le tempistiche per definire i termini del divorzio e chiudere quanto prima questo capitolo della sua vita. Sarebbero così smentite le voci, esplose nelle scorse settimane, che parlavano di grandi divergenze tra gli ex Ferragnez su un eventuale assegno di mantenimento. Si parlava di un'offerta di 5.000 euro al mese avanzata da parte di Fedez contro i 20.000 euro richiesti dall'imprenditrice. Un'indiscrezione questa, di fatto non rivelatasi veritiera. A complicare la situazione della coppia ci sono anche i guai giudiziari che sia Ferragni che Fedez stanno affrontando. La nota influencer è infatti coinvolta in un'indagine chiusa proprio ieri in cui risponde per truffa aggravata nel caso Balocco, mentre il rapper di Rozzano, pur non essendo formalmente indagato, è stato citato in alcune inchieste legate a figure influenti delle curve calcistiche milanesi. Queste peripezie legali potrebbero aver contribuito alla scelta di entrambi di risolvere rapidamente la questione della separazione, preferendo